chissà chi ci sarà quando anche gli altri edifici del quadrilatero saranno abilitati ad essere in uno con Palazzo Massari, quel sogno che probabilmente farà. E quindi c'è stata, nonostante i traumi politici, una continuità, una idea che indica chi pensa di cambiare le cose e che invece sono già nell'ordine delle cose pensate. E questo mi pare molto positivo. Per quello che riguarda poi la vostra presenza, tra i tanti prestatori, amici dell'amico Danzi, che mi ha anche sottratto un dipinto di Previati che non avevo pagato a un'asta, comprandone tanti, e lui è arrivato subito dopo, comprando solo Previati, quindi ha fatto poca fatica a questo dipinto che è un meraviglioso ventaglio con le ore. E in realtà l'identità di collezionista rispetto a Previati, con un gruppo di 6 o 7 opere che io possedo, che la fondazione anzi contiene, ne vede due qui esposte e non una che è un incunabolo, cioè la prima opera che la invenzione simbolista e realista di Previati gli ha suggerito, che è un'apparizione di una figura, un fantasma davanti a barbari che entrano per conquistare, portare via le cose, che è un quadro che ha una forza evocativa ancora sottostimata, ma non sono qua certo per lamentare che nello spirito dei curatori quegli incunaboli non abbiano avuto, non abbiano ancora la importanza che meritano, ma per dire di quanto sono felice invece che la Crocifissione, che si era perduta e che ho recuperato qualche anno fa per l'Expo di Milano, sia qui presente, e anche un altro dipinto perduto che nasce in uno con le formatrici di Ascis, tema singolare, stranissimo, che lui affronta in maniera mirabile in un bozzetto e due dipinti, sia stata proposta con l'energia drammatica e così potente di un pittore che non solo anticipa i futuristi ma evoca Francis Bacon nel dramma di un vescovo che dà la comunione a delle ragazzine che voltano le spalle in una penombra piena di fumi e di incensi, un quadro che ho moltissimo e che ho prestato con dispetto quasi perché sta a Roma e che lo vedo quando torno a casa e sono orgoglioso di avere quel capolavoro così singolare di un pittore non minore ma non conosciuto quanto merita. E quindi festa per tutti, festa per i collezionisti, festa per noi, festa per la città e augurio che questa presenza indichi un afflusso importante per la mostra nel luogo più facile, perché il castello, secondo cose che ho detto tante volte, come indicò l'allora presidente provincia dell'acqua, quando pensava di spostare il castello alla Pinacoteca, il quale oggi è cresciuta intorno ai 40.000 visitatori, ma sono sempre circa la metà di quelli che pigramente vanno solo a piano terra e non salgono la scala. È vero che molti conoscono già quel piano, ma è vero che quando dall'acqua parlava la disparità era enorme, 100.000, 90.000, 80.000 a piano terra e 10.000 sopra, con biglietti separati, Stato e Comune, benché l'edificio sia del Comune, dato incomodato allo Stato per la Pinacoteca. Problemi che andranno risolti con un biglietto unico e collegando il castello a Palazzo degli Amanti, che poi per altre ragioni, dopo la grande mostra che faremo di Banksy, sarà chiuso per i lavori di restauro, che potrebbero durare anche un anno e mezzo o due, e sto meditando una soluzione potente in sostituzione di Palazzo degli Amanti con uno dei grandi palazzi federalisti, che non posso ancora dire perché non abbiamo chiuso l'accordo che farà sì che quello che sarà la Palazzo degli Amanti vada in questo meraviglioso palazzo senza far sentire la mancanza di Palazzo degli Amanti. Ma intanto, finché ci sono, abbiamo un momento felicissimo prima di dire, che vuol dire tutto aperto, anche quello che era chiuso per la torre di restauro, per cui castello, e castello con Previati e con altre collezioni che verranno, tra cui quella della Fondazione della mia famiglia, che è una mostra, questa volta di sculture in gran parte sconosciute, in cui entrano anche i grandi maestri come Minerva, insieme a Witt, insieme a Bartolini, però questa è cosa che diremo più avanti. Ma avere il percorso del castello, non con un biglietto per una mostra, ma un biglietto solo, in cui chi viene al castello vede delle collezioni che non sono del castello, teoria tutta dall'acqua, e il biglietto cumulativo con Palazzo degli Amanti, per Enictis, che ancora non credo sia stato pensato, che sarebbe da fare, e poi su di nuovo per Banksy, e quindi
abbiamo Palazzo degli Amanti, il Castello, e poi il 12 di marzo la riapertura di Schifanoia. Quindi in quel momento la città sarà nella sua condizione più alta di offerta, che offrirà le cose più importanti. La riapertura di Schifanoia vuol dire molto, vuol dire anche la presenza di alcuni ori che io ho voluto fossero prestati come immagini dei duchi di Ferrara, che sono straordinarie e completamente inedite. È una palla d'altare di un artista vicino al Cossa che vedremo nelle sale riaperte di Schifanoia. Poi, finita Banksy i primi di agosto e dovendo rinunciare al Palazzo dei Diamanti, avremo il Castello per tutte le mostre dei pittori ferraresi. Annuncio una mostra che ho pensato e che è già in elaborazione, del grande Crema, un meraviglioso pittore che merita, quanto premiati, di essere riportato all'attenzione del mondo. E Arrigo Minervi, l'autore della Vittoria Alata, scultore straordinario, e che ha mancato il campo di concentramento cui era indirizzato in quanto ebreo soltanto grazie al cardinale Schuster, che da cristiano, che aiutava cristianamente chi era in condizioni di disperazione, ha impedito e ha portato indietro, mentre era già avviato verso la partenza del campo di concentramento, lo scultore che stava lavorando per le porte del Duomo di Milano. Quindi dobbiamo la salvezza di un grande artista e di un ebreo condannato a quella disperazione grazie all'intervento del cardinale Schuster. E dobbiamo anche ricordare che in Tripolitania Italo Balbo non applicò le leggi razziali, che sono la vergogna del fascismo e la vergogna del nazismo e la vergogna della sommittanza d'Italia, a una scelta inaccettabile e mostruosa. Però dico Minervi perché mostrare questo artista sublime e che non ha avuto quello che meritava, nonostante le vicende tragiche che lo hanno sfiorato, è altra cosa che è in mente. Per cui possiamo dire che il Castello diventerà il luogo dove si onoreranno prevalentemente gli artisti ferraresi. E oggi cominciamo con Previati nel centenario della morte, innalzandolo a quel grido che avevano verso di lui fatto sentire al mondo i futuristi, ecco perché il titolo, perché se noi oggi guardiamo Previati, diversamente da come guardiamo altri artisti come Conconi o come grandi artisti, lo stesso De Nittis dell'Ottocento, è perché i futuristi lo hanno preso per i capelli salvandolo da quell'accademia che odiavano. E con lui Segantini, Pellistrella Volpedo e Medardo Rosso. Quando pensiamo che Medardo Rosso è il primo scultore della modernità, e alcune mostre in tempi recenti, una anche a Roma, lo hanno consacrato e lo consacrano, il fatto che Previati debba avere lo stesso, come dire, trattamento mi sembra la cosa più giusta. E quindi plauso per tutto e felicitazioni per questa festa. Per quello che riguarda poi la mostra e il bel catalogo, la bella copertina che indica un quadro successivo al manifesto futurista del 1910, siamo nel 14-15, e diciamo nel suo viaggio su questo treno che va chissà dove per la Camera di Commercio di Milano, Previati è futurista, è diventato altro, indica la potenza della macchina, del futuro, di questo movimento, quindi un'opera che è già il futuro. Secondo quello che ha ben detto la curatrice, la formula indicata da Boccioni, che spiega la tenacia con cui la curatrice ha voluto indicare un titolo che io devo dire, ma forse si è letto, ma non certo per cattiveria, censurare e sostituire con quello più storicamente plastico di trasimbolismo e futurismo. Quindi nessuna volontà di far prevalere un'idea su un'altra, ma una, come dire, dialettica tra la posizione assunta dalla curatrice e quello che io penso fino in fondo di questa posizione. Quindi era oltre la cornice, l'ho anche detto, l'ho scritto nel suo saggio, e ovviamente io rispetto quella posizione, che in qualche modo traduce in quella formula così impoetica, così letterale, oltre la cornice, e quindi con insufficiente richiamo, secondo me, per chi viene a vedere una mostra di un autore che può essere magnificato con grandi richiami, quello che ha detto Boccioni, in maniera perfetta, di una aspirazione dell'arte simbolista a farsi altro da sé, a diventare musica.
con questo interpretando la posizione di Pater, il grande teorico inglese, che diceva tutta l'arte aspira alla condizione della musica. E questo vale per una dimensione assoluta, vale per Raffaello, vale per Bernini, vale quindi tutta l'arte. Ma i simbolisti lo indicano come un principio di poetica e i futuristi, agganciando Previati nell'interpretazione di Boccioni, lo chiariscono. Con lui le forme cominciano a parlare come musica, i corpi aspirano a farsi atmosfera, spirito, e il soggetto è già pronto a trasformarsi in stato d'animo. Quindi perfetto, oltre alla cornice è esattamente questo. E ne abbiamo tutte le premesse, ed è vero che Previati è così, ed è vero che la sua pittura va oltre i sensi, è l'opposto della pittura degli impressionisti, è l'opposto della pittura di Benitis, è una pittura che parla alla mente con la dimensione immateriale della musica. Quindi tutto vero. E in qualche modo la connessione, il riconoscimento che viene a Previati dai futuristi, importantissimo, dai D'Annunzio. D'Annunzio è un estimatore e guarda a Previati come a un amico, e dal Vittoriale arriva una delle opere che sembrano fortemente indicare il concetto espresso dai futuristi. I rapporti tra i due non erano particolarmente cordiali. Non so se Vanetti di D'Annunzio, D'Annunzio di Vanetti diceva è un cretino con dei lampi di imbecillità. Quindi il rapporto tra i due non era particolarmente cordiale. È analogo, perché chi ha letto le meravigliose laudi di D'Annunzio ha spesso sentito che il senso conta meno della musica. E se c'è una letteratura che, come la pittura di Previati, si fa musica, è la letteratura di D'Annunzio. Quindi c'è uno stesso orientamento nell'indicare che la parola si fa altro da sé e diventa musica. Vale per La pioggia del Pineto, vale per la meravigliosa poesia dedicata alla deserta bellezza di Ferrara, vale per tutte le laudi, vale per Alcione soprattutto, il libro più inteso in questa dimensione di trasfigurazione della parola in musica. Quindi i due hanno un obiettivo comune. E benché D'Annunzio e i futuristi non abbiano molto in comune, se non forse la macchina, l'automobile, la tecnologia, certo D'Annunzio era un genio che mostrava con la sua vita di guardare al passato e all'antico, ma di essere continuamente applicato alle tecniche moderne, della comunicazione, della pubblicità, dell'automobile, degli aerei, in questo. Quindi c'è una contraddizione che ci potrebbe far immaginare un giorno un D'Annunzio futurista, non nel senso della poetica del gruppo, non nel senso del manifesto, ma nel senso di alcuni interessi comuni, di cui Previati è comunque l'elemento da cui tutto scaturisce. Quindi ecco il dipinto, infatti, in cui le parole di Boccioni sembrano trovare in Previati la presentazione, è questo grande Armonia o Sinfonia del 1908, che io con, diciamo, i ministeri sempre riottosi nel dare le autorizzazioni, ci vogliono tempi tecnici, alla fine ho fatto arrivare alla mostra, ed è un quadro di 4,68 m x 1,66 m, guardatelo. Vedete che qui si sta in una dimensione che effettivamente è tutta interiore, forse il pittore che più, come Previati, ha individuato questo spirituale dell'arte prima di Kandinsky, altra affinità che andrebbe immaginata, è Odilon Redon. Cioè questo muoversi in una dimensione che è musica prima che pittura, quindi giustissimo, oltre la cornice. Ma perché da me ricusato? Perché tra i saggi memorabili di questo catalogo, importanti come il seminario che è stato annunciato, oltre al saggio della curatrice Borresi, c'è un saggio di Sergio Revora su Previati e le cornici di Ettore Zaccari. Avete sentito in questo senso il bel intervento di Scardino, e il destino vuole che quel dipinto che io prima ho ricordato con le comunicande quasi violate da un temibilissimo vescovo, con loro quasi impaurite, la prima comunione è appunto quel dipinto, abbia, come non sempre capita quando trovi un'opera in vendita, una cornice. La cornice è una cornice di Zaccari. Quindi io vedo, quando vedo Previati, Previati è anche questa cornice, la quale non è che non si fa vedere, e non è pure che sia in sintonia con lui. Quindi c'è un pittore che va oltre la cornice, ma che ha le cornici molto precise, che sono esattamente dell'autore che ha fatto queste. Quindi questa sala è idealmente parte della mostra, perché questo saggio la chiama a sé,
come riferimento a una collaborazione fra il pittore che va oltre la cornice e che però ha un corniciaio di vaglia, che è quello che vedete qui. Quindi ci sono interpretazioni che si possono, come dire, guardare in senso spirituale, e poi ci sono invece valutazioni oggettive, come uno studio interessantissimo sulle cornici, vedete qua un'altra, che indica che pochi artisti come Previati stavano dentro la cornice, oltre che dentro. Quindi ho pensato che a quel punto simbolismo e futurismo fossero categorie più generali che ci ponevano fuori da questa dialettica, se la cornice fosse importante, fosse da superare. Certo, superare una cornice di Zaccari è impossibile, perché si pesa addosso con i suoi, come vedete come lavora, straordinario, ma non è che si nasconde o diventa, come sarà, nel senso invece dei futuristi, in balla soprattutto l'intervento del pittore sulla cornice. Dice proprio un'indicazione materiale, precisa, fisica. Il quadro non finisce e il pittore continua a mandare onde sulla cornice. Quello è ciò a cui aspira il pensiero e il concetto di oltre la cornice. La cornice viene annullata e assorbita dalla pittura. In questo caso invece Previati è molto contenuto dentro una cornice, tra neorinascimento e neobarocco, la quale si propone come un elemento di contenimento di quell'armonia, come dire, è un frammento di un mondo musicale, che però io ritaglio plasticamente. Quindi, insomma, considerazioni di ordine generale. Che mi pare, posso dire, un'altra delle mie considerazioni sul fatto che ho sentito questa mattina con un certo fastidio, anche dall'assessore amico e dalla Borresi, una parola che vorrei non più sentire quando si parla di arte, la parola scientifico. Io non ne posso più, come i tanti scientifici, restauri scientifici. Non so cosa sia questa scienza che viene invocata per rendere oggettivo quello che non può essere, che è legato alle emozioni, alle sensazioni, alla ricerca, al confronto. Anche questa dialettica che stiamo dimostrando sul concetto di cornice mostra che non c'è una scienza che viene invocata sempre. Così da molto tempo, nelle mostre che ho fatto prima di essere presidente di Federarte, ho sostituito il comitato scientifico con un comitato di studio, perché chi studia raggiunge dei convincimenti. Quando facevo una mostra di Artemisia Gentileschi a New York, io ero sottosegretario, c'era un dipinto di Gentileschi che un curatore dava Artemisia e un altro dava Orazio. Dov'era la scienza? Quando facevo la mostra di Correggio c'erano due falsi, e c'era un comitato scientifico, io naturalmente chiamai il comitato, ma noi non sappiamo niente, non l'abbiamo mai visto, come se il comitato scientifico. Uno di questi era l'amico Quintavalle, che se io non sono mai andato al comitato, ma che comitato sarebbe? Quindi questa parola scientifico, che ho usato quattro volte e lei una, è qualcosa di cui non capisco il senso, cioè cos'è questo scientifico applicato, perché è più bella la mostra perché è fatta meglio? È fatta bene, è una mostra perfetta, siete stati bravi, ma non siete stati scientifici, perché lo si è in tanti modi, uno poteva fare una mostra dicendo il contrario del concetto di oltre la cornice, come io ho tentato di dire, che è una falsa polemica, ma che serve a raccontare come sia scomodo avere un presidente come me. Se io avessi un presidente come me, non sarei felice. Quindi confermo sia con D'Annunzio sia con Boccioni che esiste questa aspirazione della pittura simbolista e spiritualista alla musica, non ne ho alcun dubbio. Facevo un paradosso sul fatto che con tutta quell'aspirazione dei dipinti le cornici comunque ci sono e indicano nel tuo quadro come negli altri un confine ben netto che è tutto meno che oltre la cornice, diversamente da quello che fanno i futuristi. Ma queste sono osservazioni che volevo fare giusto perché siamo in una sede che è, come dire, di festa, ma è diventato anche un piccolo convegno in cui ognuno ha detto, non sono felice anche che l'amico Fedele, garantendo l'attenzione dell'ENI, che ho parlato nei giorni scorsi con la Presidente Marcegaglia, si sia mostrato praticamente, ho confessato, non conoscevo Previati. Non è una colpa, ma è certamente la misura di un impegno sempre più forte per far conoscere questo artista straordinario, i cui riconoscimenti vanno appunto dall'Annunzio ai futuristi, che lo indicano in maniera molto selettiva fra i grandi precursori, e Nino Barbantini, grande ferrarese, sarà un giorno da farsi una mostra dei ferraresi a Venezia, che è direttore dei musei veneziani e che ha lavorato Carezzonico, nel 19, non prima della morte, fece una grande fotografia, una meravigliosa fotografia, su Previati, vivo, riconoscendo del valore. Quindi da allora non si è mancato, anche ai tempi di Farina, di ricordarlo in importanti mostre, un altro l'ho fatto nel 69. Non di meno, all'orecchio di un uomo sicuramente sofisticato, non era arrivato questo nome, che dà la misura di una, come dire, insufficienza forse nostra della cultura italiana rispetto a lui. Quindi era questo il motivo per cui manifestavo gaudio per questa situazione, che
dell'inaugurazione di questa sera sarà anche crescente come flusso di persone, che si annuncia, ne so se verrà veramente, perché abbiamo invitato e ha detto che sarebbe venuto il presidente Bonaccini, che sarebbe per Previati importante, una figura di riferimento istituzionale che viene per la mostra di un autore che forse non ha mai pensato così grande come io gli ho spiegato, e poi sicuramente verrà invitato a fare un intervento ufficiale anche per la riapertura di Schifanovia. Quindi questi dati esterni servono a significare l'importanza che vogliamo dare a questa occasione, che è il punto di partenza della nuova stagione di Ferrara Arte, ma è una continuità che ho riconosciuto come impegno di pensieri comuni. Poi le interpretazioni, come quelle che sono venute facendo sia adesso, le mie parole sulla cornice e anche l'intervento dell'amico Danzi, fanno significare una passione soprattutto di quelle persone vive e non esterne al mondo della scienza e della cultura, che sono i professionisti. I professionisti degli ultimi 30 anni hanno fatto cose fondamentali. Io, vivendo una condizione anfibia, mi rendo conto che il professionista non va guardato come un possessore materiale di un bene per sé, e l'ho scritto anche recentemente, ma qualcuno che fa qualcosa per tutti e mette a disposizione di tutti quello che ha trovato e allarga la conoscenza dell'artista attraverso quello che ha trovato. Io ho recuperato bene o male nella mia esperienza, come Danzi ha fatto con la sua, due opere o tre opere che erano tutte e tre disperse e tutte importanti, dalla Costituzione alle Comunicande al dipinto sproto simbolista. Per cui il collezionista è parte viva di questo comitato di sapienti o di studio dell'artista, così come i parenti con gli archivi e con gli eredi che lavorano. Qui c'è un intervento della Staudacher che fa riferimento all'attività dello studio nella sede degli eredi e in quello che è una parte di inediti che verranno pubblicati da editori virtuosi come Enrico Scardini. E insomma, tutto questo mi pare che sia sufficiente per dire la mia soddisfazione, anche il mio saluto all'amico Arton, che ho voluto dopo l'incredibile defezione di un membro per ragioni credo politiche, ma che mi ha molto irritato e che alla fine ha ottenuto una, come dire, risposta nella scelta di un uomo che viene da lontano, con, di famiglia ebraica, con un nome che richiama anche Ferrara, immagino che gli Arton e Ferrara siano stati una presenza della comunità ebraica, e che viene qui per portare denaro, come è giusto che faccia un vero ebreo, cioè deve portare denaro per la comunità. Quindi l'ho preso e lui dovrà agganciarsi tutti i ricchi, tutti quelli, anche i poveri, tutti quelli, spremerli e fare questi cenacoli da cui escano contributi per le attività. E quindi ecco Arton benedetto qui, cristianamente benedetto.